è chiaro che lo spirito è buono, siamo in fiducia dopo questa vittoria importante. È ovvio che è un bel po' oramai che la squadra dà segnali confortanti in ogni circostanza. Andiamo a Bari con la consapevolezza che è un impegno, diciamo, sulla carta proibitivo. Però noi siamo del parere che non vogliamo mai e poi mai avere rimpianti di non averci provato fino in fondo, quindi certamente andremo lì a cercare di fare la nostra gara, a cercare di fare il possibile per limitare un avversario che ha grandissime qualità in ogni reparto e anche ovviamente dal punto di vista organizzativo, una squadra che gioca benissimo. Bari deve giocare ogni partita per vincere, questo è fuori discussione. Il loro atteggiamento è sempre uguale, in casa e fuori, è sempre una squadra che impone il proprio gioco, che schiaccia gli avversari. Ne siamo consapevoli e quindi mi aspetto questo tipo di Bari, come tutte le altre partite. Poi a volte riesci, a volte meno. Ci sono anche gli avversari, questo vale per noi, ma vale anche per il Bari. Ma i ragazzi stanno bene, purtroppo abbiamo perso Giannotti che sicuramente non recupererà per questa gara. In merito al mercato, sì, siamo felici. Abbiamo perso Perez, puntoriere De Kuban, sono arrivati Majorino, Ciccone e Adorante, quindi la società ha sostituito tre attaccanti con tre attaccanti sicuramente di valore, per cui assolutamente sì, sono soddisfatto molto. Prima intanto lo devo conoscere, è difficile, non ha fatto neanche un allenamento con la squadra, è difficile, però vediamo, sicuramente verrà in panchina, come del resto Majorino, staranno con la squadra perché è importante cominciare e velocizzare il processo di ambientamento con il gruppo. Poi in gara vedremo. Sicuramente il ragazzo è allenato, perché si è sempre allenato, ha fatto anche qualche minuto in Coppa Italia mercoledì con il Parma, per cui sicuramente è un ragazzo allenato. Vediamo come va la partita. Quindi anche Majorino parte dalla panchina. Sì, Majorino lo portiamo come Adorante, del resto, ripeto, come un po' tutti, perché abbiamo la volontà di far ambientare immediatamente questi ragazzi, di farli stare con noi. Pasquale onestamente è fermo da un mesetto che non fa allenamento, sono 6 mesi praticamente che non fa una gara ufficiale, quindi certamente va rimesso a posto. Ne ho parlato anche con lui, chiaro che tutti quanti ci aspettiamo tanto da lui, però è altrettanto vero che si deve mettere a posto fisicamente, questo lo sa benissimo anche lui. La sua carriera e le sue caratteristiche parlano di un giocatore, di un attaccante, di uno che fa gol, uno che fa male quando è vicino alla porta. Quindi certamente può essere uno dei due davanti, come può fare i tre quarti. La presenza di Majorino ci dà l'opportunità di variare qualcosa anche dal punto di vista tattico. Sicuramente proveremo qualcosa che possa farlo rendere al massimo, come del resto anche Ciccone. Ciccone ha caratteristiche da attaccante, ha fatto sempre l'esterno offensivo, comunque tre quarti, quindi insomma potremmo giocare con due giocatori dietro Vasquez, oppure un tre quarti e due attaccante. Insomma, sicuramente sono due innesti, mi riferisco a quelli di Ciccone e Pasquale Majorino, che per caratteristiche tecniche ci permettono anche di variare qualcosa dall'inizio a partita in corso. Vediamo. Io avrei preferito non affrontarlo proprio. Se potevo evitare, evitavo. No, però a parte gli scherzi. Dipende dai punti di vista. Sicuramente l'avversario è un avversario che continua a vincere, io non vedo grosse difficoltà a Bari, non ne vedo grosse difficoltà, quindi non penso abbiano dei problemi. Insomma, poi la stampa, i social, i tifosi possono dire quello che vogliono, io guardo le partite e do valutazioni oggettive.